In occasione dell'evento fumetti del 9, il 10 e l'11 settembre presso il nostro negozio di Milano, esporremo anche una prestigiosa collezione che possiamo definire l'antenato del manga, uno dei primissimi manga in assoluto. È una serie di 23 libretti costituiti da dei fogli xilografati, cuciti insieme, ora ve lo faccio vedere nel dettaglio, risalenti al XIX secolo. La parola manga ancora oggi può disegnare tante produzioni diverse, come vignette singole, disegni sparsi, illustrazioni più elaborate, strisce a fumetti, albi a fumetti e nonché disegni animati. Partendo quindi dall'assunto che non esiste una forma manga unica, ma diversi modi di concepire questa forma d'arte, il termine manga si può attestare nell'uso letterario e saggistico in Giappone già nel XVIII secolo, per indicare appunto disegni e bozzetti. Si affermerà però soprattutto dalla prima metà dell'Ottocento in poi. Se con manga intendiamo l'accezione storie disegnate in sequenza, allora l'esordio va collocato nella seconda metà del XIX secolo, analogamente a come è avvenuto in Europa e negli Stati Uniti per i fumetti. In Giappone il fumetto oggi ha acquisito lo status di vero e proprio patrimonio culturale e nazionale. È molto cresciuto sia come linguaggio che come forma narrativa.